Questa sera ho il piacere di rappresentare il Guanchinet e Italia Innovation per presentarvi i nostri amici relatori e introdurre il tema della serata. Prima di partire, ho l'obbligo di porre l'accento su alcune particolarità di questa conversazione. La prima riguarda il clima. L'aria condizionata sta funzionando, probabilmente anche andando avanti patiremo un po'. Vi consiglio di non aprire le finestre perché potrebbe, insomma, peggiorare ancora. Comunque monitoreremo la situazione clima. La seconda particolarità è che questa conversazione avverrà parzialmente in lingua inglese e per questo motivo è stato appunto predisposto il servizio di traduzione simultanea. Come ogni evento, comunque siete invitati dopo gli interventi dei relatori a intervenire dal pubblico. E questa volta avrete anche la possibilità di scegliere in che lingua farlo. La terza particolarità riguarda invece la presenza tra il pubblico di un gruppo di studenti internazionali. Come a gennaio, infatti, Valdagno continua a essere un interessante caso di studio sul tema della sostenibilità sociale, economica e, come avremo modo di discutere, ambientale. E la diversità accademica e preparazione dei ragazzi qui presenti lo dimostra. La loro appassionata presenza è infatti, a mio avviso, un invito per tutti noi valdagnesi a guardare, non solo a guardare avanti, ma anche in alto. Venendo dunque ai nostri relatori, a qualche anno dalla sua ultima visita in città, sono felice di salutare Alexandra Fattal, giornalista e corrispondente dall'Italia dell'Economist. Alexandra, occupandosi di imprese e finanza, è una profonda conoscitrice del tessuto economico italiano e sarà la nostra guida nel corso della conversazione. Per la prima volta invece sono felice di accogliere a Valdagno due amici che arrivano da lontano, dalla California, Debra Dunn, docente alla Stanford University, e finissima esperta di quella particolare intersezione tra business, design e tematiche di responsabilità sociale. Prima di iniziare la sua carriera accademica, Debra ha lavorato per 22 anni in Hewlett Packard, arrivando a coprire importanti posizioni dirigenziali ed oggi siede nei consigli di amministrazione di tre enti no profit dediti all'innovazione sociale: B-Lab, che è l'ente certificatore delle Benefit Corporation, la Skoll Foundation e IDO.org. Assieme a lei c'è Vincent Stanley, arrivato anche lui pochi giorni fa dalla California. Dove da ben 46 anni segue lo sviluppo di Patagonia, azienda di abbigliamento che tutti conosciamo per il suo inequivocabile impegno per la difesa del nostro pianeta. Vincent, assieme a sua moglie Nora, che saluto che è qui in sala anche lei, è stato tra i principali artefici dello sviluppo della visione imprenditoriale di Patagonia e oggi ne è il direttore della filosofia. Credo che già sentendo questo termine, direttore della filosofia, possiate capire quanto potrà essere per noi interessante condividere questa sera la sua esperienza, motivo per cui Vincent da qualche anno insegna anche alla Yale University. Ci raggiunge invece da un po' più vicino, ma con altrettanta densità di contenuti ed esperienze, l'ingegner Giorgio Todesco, amministratore delegato di Marzotto Wool Manufacturing. La sua presenza a questa iniziativa segue di pochi mesi quella dell'ingegnere Davide Favrin, anche lui presente, che ringrazio. Testimonianza per noi di un dialogo tra città e impresa che può tornare a concentrarsi sul futuro che ci aspetta, sia a livello sociale che industriale. Grazie, ingegner Todesco, non solo per la sua presenza, quindi, ma anche per rappresentare stasera e con il suo lavoro nel mondo, con il vostro lavoro nel mondo, un'importantissima parte della storia e del futuro della nostra comunità, che i ragazzi oggi pomeriggio hanno potuto apprezzare visitando la città sociale, di cui sono rimasti particolarmente colpiti. Prima di lasciare la parola al nostro primo cittadino Giancarlo Acerbi, approfitto della vostra attenzione per condividere dal lato di chi organizza le premesse e le aspettative di questo incontro. Valdagno ha bisogno di un rinnovato progetto di sviluppo economico. Siamo una terra cresciuta tessendo per il mondo e che negli ultimi anni ha sperimentato, grazie a una nuova generazione di imprenditori visionari, un'importante diversificazione delle sue attività economiche.
Gli eventi tuttavia ci dicono che potrebbe non bastare. La globalizzazione economica, sociale e, come avremo modo appunto di discutere, anche ambientale, continua a essere accelerata grazie al progresso tecnologico, fino al punto che oggi globale significa più vicino a noi. Lo possiamo toccare con mano questa sera, grazie alla composizione di questa sala, ma lo viviamo ogni giorno anche, quando nelle nostre piccole scelte l'incertezza e la consapevolezza che il nostro futuro potrà dipendere da forze più grandi di noi vanno a influenzare la determinazione del nostro volere. Spesso quindi io mi domando cosa vogliamo, e anche noi come valdagnesi, cosa può significare oggi la nostra terra per il mondo. Stasera siamo qui per rendere questa riflessione aperta e condivisa, per permetterci di rendere la nostra comunità il terzo pilastro del nostro futuro, in dialogo con lo Stato ed i mercati. Come tutti sappiamo, si è appena conclusa una campagna elettorale, dove si è parlato di molti temi, dalle contrade, la viabilità, il nostro ospedale. Pensiamo però che sia importante aggiungere a questi importanti progetti anche il lavoro, di cui potranno vivere i nostri figli, e l'interazione con ciò che è al di fuori dei nostri stretti confini, per attrarre nuovi talenti e nuove risorse. È importante discutere del perché le nuove generazioni dovrebbero scegliere di dedicare la propria presenza a questa terra. E i servizi, l'alta qualità della vita, hanno sicuramente bisogno di una continua creazione di valore per poter risultare sostenibili e tornare a crescere. Questa è la sfida del momento, per cui probabilmente servirà più un'attitudine che un progetto. L'audacia della speranza e la consapevolezza che il cambiamento è l'unica certezza del nostro domani possono spingerci a realizzare da cittadini insieme cose più grandi di noi, donando le nostre idee e le nostre energie per non far mancare alla nostra comunità quella passione e quell'intensità che oggi sono richieste per la positiva risoluzione delle criticità del nostro tempo. Identità, cultura, impresa e comunità sono le quattro parole chiave delle domande che avete trovato nell'invito a partecipare a questa serata. Il mio augurio è che questa sera, grazie anche all'aiuto di chi ci incontra venendo da lontano, concluderemo questa conversazione con una prospettiva più ampia e una grande voglia di darci una mano. Grazie. Grazie Marco, buonasera a tutti, un breve saluto e ringraziamento per la vostra presenza. Naturalmente ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il Guangxi e Italia Innovation per questa bellissima seconda serata in breve tempo. Io ne ho avuto un assaggio prima perché abbiamo avuto un incontro con gli studenti in comune e davvero tutti molto interessati e con una serie di domande anche molto precise e puntuali su queste tematiche. Noi ci vantiamo, e credo anche a ragione, di avere qui a Valdagno, nel territorio, un'alta qualità di vita, fatta di tante cose, fatta di ambiente, di sociale, di sostenibilità, di servizi sociali, sportivi, culturali, di sicurezza e così via. È chiaro che, però, che la qualità di vita del nostro territorio va coniugata obbligatoriamente con questi temi, con i temi dello sviluppo economico, della sociale, della sostenibilità, dell'ambiente. Quindi ragionare su queste tematiche con una prospettiva più ampia, capire qual è il ruolo che potrà avere Valdagno, ma non solo Valdagno, il nostro territorio nell'ambito del tema del lavoro che accennava Marco, nell'ambito dell'attrazione di investimenti, di energie, di risorse umane da fuori, ma da fuori si intende dal mondo, è sicuramente importante. Ovvio non è un tema che si esaurisce nell'arco di pochi anni, ma deve avere una visione più lunga e anche, come ha detto Marco, e sono davvero d'accordo, più alta. Qualità, sostenibilità, innovazione. Come possiamo noi ragionare come Valdagno, come territorio su queste tematiche è una delle sfide che ci attendono, non solo come amministratori, non solo come portatori di interesse, ma proprio come comunità. Grazie a tutti e buona serata. Hi.
So thank you very much for having me back. I'm very happy to be back in Valdagno after 5 years. Tonight's discussion, Global Businesses and Local Communities, an International Perspective on Economic Development, of the Economic Development of Valdagno. So as you all know, manufacturing globally has undergone much disruption in recent years. In Italy today, there are 15% fewer jobs in manufacturing than two decades ago. Much production has moved abroad to take advantage of lower labor costs. But as wages have increased in developing countries such as China, and as new technologies make manufacturing less labor intensive, new trends are emerging. So how can places like Valdagno capitalize on this? How can it adapt? So the focus tonight is particularly on the textile and clothing industry, in keeping with Valdagno's long and illustrious tradition and history. It's an industry which is grappling with issues of sustainability globally, how to reduce its environmental impact. And it's an industry in which technology is likely to have a particularly big impact in the coming years. So how can Valdagno reposition itself in today's global economy to attract and integrate new businesses, new talent, and international investment? So we're looking at three areas, as Marco mentioned, entrepreneurship. So there are lots of manufacturing startups, new ways to do business in traditional sectors coming up. How can Valdagno capitalize on this? What types of economic activities does it make sense to develop? Secondly, education. A third of young people in Italy are unemployed, yet businesses routinely say they can't find the talent and skills that they need. So how can this gap be addressed? Number three, community. How can business, local government, and citizens work together to develop the community while respecting its environment? How can local communities connect with other high-end manufacturing districts, for example? So I'm very excited to have such a wonderful panel with me to discuss all this. I'd like to start with Deborah. Perhaps you could give me a bit of a sense of your experience in addressing these issues, and perhaps examples of other places you've seen that have sort of repositioned themselves or managed to create new identities. Great. Thank you. And it's wonderful to be here with you this evening. First, I'd just like to say how delightful it's been, despite the heat of the day, to visit Valdagno and see what a beautiful city it is. You have an extraordinary location here next to the mountains. The river is so clear and so beautiful, and many of your buildings, the architecture is quite delightful. And so, coming from the U.S., where we are seeing a trend of many younger people tiring of living in places like the Bay Area, where I come from, which is the heart of entrepreneurship in the U.S. There's much job opportunity there, but the life there is not so good now. It's too crowded. There are many homeless people. It's not a desirable place for a lot of young people to live. And so communities like this in the U.S. are extremely attractive. And I think that as we're seeing with technology today, it's possible to do many jobs from many different locations. And so I just wanted to start by saying you're starting with some fabulous natural assets that those things you can't really build. You have them or you don't. And so I think that's a great thing to build on. I wanted to quickly address some things that I have seen in the U.S. in the three areas that we're talking about that I think might be relevant. First, in the area of entrepreneurship applied to mill towns specifically.
In the U.S., we have many completely abandoned mills. We used to have a lot of textile manufacturing in the East, particularly in places like Carolina. And all of that work, pretty much all of that, moved to China and to other lower cost countries. But in recent years, again, the young demographic in the US primarily has been more excited about buying what we call artisanal products. Instead of buying cheap goods made abroad, there's a renewed interest in buying quality products made in the US. And so I have actually a friend who started his company in San Francisco, in the Silicon Valley, using our entrepreneurial resources, raising money in the Silicon Valley. You know, we've got an excellent entrepreneurial ecosystem. But his business is making and selling cotton, initially cotton clothing, in America. And he found a mill town in North Carolina where the assets were not being used. They revitalized the mill. They changed the business model, so they do not sell through retail. All of their clothes are sold direct over the internet. They have a relatively limited, extremely loyal customer base, and have been able to develop a very successful business, re-employing many of the people who had lost their jobs, but who had very deep expertise around weaving cotton particularly. And based on the strength of the experience so far, he then decided to bring back yarn-dyed flannel, which used to be made many, many decades ago in the U.S. and was completely gone for quite a long time. And I think based on the experience with their cotton, it became almost like a challenge to find these often quite elderly experts who had not been doing this work and get them to help bring yarn-dyed cotton back to the United States. And so I mentioned that story because in the U.S., many people would have said, don't try to do this. This doesn't make any sense. It's not economic. These jobs can be done elsewhere. But because of both environmental concerns, quality concerns, part of, I think, the desire of the customers of this company are to buy clothes that are really built to last a long time, that are more sustainable from that perspective, and buying them made in America is a huge advantage, and they're able to charge a higher price than the mass marketed Chinese manufactured product because of those things. So I think those kinds of models exist and are encouraging. A second thing that has happened in some old mill towns doesn't involve bringing back the textile business, but involves converting those old mills into entrepreneurial centers that are cultivating new businesses in different areas, in some cases tapping into some of the same skills, but pursuing different markets. And we've got several good examples of that in the U.S. as well. I also wanted to touch briefly on the topic of education, because I think that a challenge in a community like Valdagno is to begin educating your young people to have the skills that are needed for jobs that aren't necessarily here yet.
because you're trying to create a new economic engine, either with new textile businesses or with other businesses. And so you have to do a little leapfrogging in education to create a pipeline of the kind of talent that people will want. And I have for the last 10 years or so been teaching in a new program at Stanford, which is called the Institute of Design. It's not really design. It's a school that teaches innovation and builds creative capacity among young people. And I mention that because I think that as we look forward, there are a lot of uncertainties. But something that I think we can be pretty certain of is that with new technologies, the pace of change in business and in the world in general is going to continue to be more rapid than it's been in the past. And so teaching resilience and innovative skills and building the creative capacity of your young people, I think is an area that will apply to pretty much all of the new business that might come into the community. And there are some, I think, good models to be leveraged for how to begin doing that. In fact, at the D School, we have a global program for elementary and primary education, where we work with educators from around the world who are interested in developing curriculum to help build creative capacity in their young people. And there's a lot of sharing and a lot of leverage. So that's another possibility to potentially leverage some things that have been done in the US. And finally, in the area of community, I am encouraged by a growing global trend in among businesses in an area that is called B corporations or benefit corporations. These are companies that have a very overt mission and clear metrics to not just be successful in the financial aspects of business, but to have very specific goals and metrics tied to environmental and social impacts of business as well. And with that formalization of the expanded focus, which has clearly been part of the history of Mazzotti here, they've been very focused on the community and very focused broadly. Now there are models to formalize and measure all of these aspects of business. And there are about 100 companies in Italy today that have become B corporations and that are collaborating with each other to try to figure out better models of engaging in the community to help move all of these agendas forward. So I think that started in the U.S. The community is quite large in the U.S., but it's now become quite global and is substantial in Italy as well. And I think is another vehicle to potentially tighten the alignment going forward between some of the new businesses that come in. You already have one B Corp here, I understand, the furniture business. And could be something to look at as you develop an array of new businesses to try to encourage businesses that are formally focused in all three of these areas. Great, thank you very much, Deborah. You've provided the perfect segue to talk to Vincent of Patagonia, which is, of course, a B corporation. And as director of philosophy, I think that's the best job title that I've ever heard. So I'm excited to hear what you have to say. So, tell us a bit about your experience with Patagonia and perhaps examples of, as we were saying, places that can reinvent themselves and
So I've been with Patagonia since its start in 1973. And we were originally a mountain climbing equipment company, and I think that informed the company both in terms of the products we make and also our moral direction. Very early on, we discovered that the primary product we made, the hard steel piton, was actually damaging the rock, and that the very way we made our living was ruining our sport and destroying the place where we practiced it. So we underwent a process to try to figure out, is there an alternative? Can we make another product that will not damage the rock? And at the same time, isn't it interesting, we were going over in class today and rereading the original essay from the 1972 catalog, and I had forgotten this phrase. He said, we have to stop damaging the rock and the moral integrity of the climber, because both were being hurt by this activity. That when human beings do the wrong thing out of ignorance or seeming necessity, it also harms us as it detracts us from reaching our full possibility. Over the last 45 years since that decision, we've come across time and again situations in which we discover that what we're doing is creating some kind of harm, either to the employees, the people who make our clothes, or to the environment from the dyes of textiles, etc. What we're looking at now, as we look toward 2025 and 2030, is we understand not that it was interesting in 2015 in Laudato Si, Francis talked about the environmental and the social crisis as one crisis with two faces. And I think we're seeing this increasingly to be true, that as we lose species throughout the world, as the climate changes, as we lose water capacity, and the water that we have becomes more polluted, and as our topsoil thins, and we have less capacity to grow food, all of these things constitute a kind of ecological crisis with almost immediate social implications. So when we look at how to address this problem, we look in a couple of ways. I think it's very hard. I mean, it's interesting to talk to you and Valdano. I'm coming from California, where we would only dream of the kind of connection that you have to the place you live. Because we're essentially alienated from our environment. We live very much in a kind of surface of the social fabric. We don't have deep family connections. We don't have multi-generational connections to one place. So when I see what you have here, it seems you're so close to what can be possible, what can make it possible to deal with the coming environmental crisis and the existing social crisis. What we see is what we need to recover. You cannot recover the quality of the natural world if you don't know what it is and if you don't care about it. And the best way to care about the natural world is to love the place you live and to understand what forces in the natural world that are local are actually supporting your human community. So I think when you talk about the future, the importance is not to think about the economy per se, but to think about the economy almost in the old. It's interesting, if you look at the ancient Greek, the word oikos is
this, the word for economy and the word for ecology basically derive from the same root. Economy is the management of the household, and ecology is basically the relationships of the household. If we look in the future 10, 15, 20 years, and we look at what we traditionally think of as economic life, we have to think about the kind of economic activity that will actually restore health and to our community and to our watershed, to our farmland, to maintain the quality of our rivers. When I look at local examples in the United States, it's hard for me to think of communities that are a direct parallel to Valdaño. I know that we have major cities in the United States that have undergone, that have lost half their population or two-thirds of their population, where 40% of the houses are vacant, where the economy has collapsed. And there's a lot of activity in those places like Buffalo, New York, or Detroit, Michigan, on the part of citizens, on the part of business people, on the part of academics, to, given that everything has collapsed, to actually try to start over in some way. I went to visit an old GM plant in Buffalo that had been abandoned, where they're now making electric, heavy construction machinery, which functions quite well. Deborah talked about mill towns in New England and in North Carolina. This has a personal connection to me. Yvon Chouinard, the founder of Patagonia, is my uncle. My mother was his sister. The four siblings were born and raised in a mill town in Maine that essentially collapsed economically. My six great aunts, whom I knew, were all spinners in the mill when they were 8 years old and completely deaf by the time they were 60. And what's happening in these towns, I think, is different from, I think what you have in Valdaño is a far healthier story than what happened in those mill towns. And partly because you've got executives and you've got family members who are still engaged with the community. So I think just in that, that's kind of the context I'd like to provide. Just one thing on a word that we're using increasingly in the United States, and in not so much in place of sustainability, but as a little bit distinct from sustainability, and that word is regeneration. And the reason that word means something to us is because as a clothing manufacturer, we participate in an industrial process worldwide involving a system that we have some influence over, but not total influence over. And what we know is that every step we take to reduce the environmental, adverse environmental impact of what we do is only a step toward reducing that impact. It isn't. We know that everything we do actually takes more from the planet than we know how to give back. But recently, we've been engaged in a food business, and we've started to create some products that actually bring soil back to health. When you bring soil back to health and create new topsoil, it uses less water. You also have the potential to sequester carbon. And when we look at that activity, we say, you know what? We're actually giving back to nature exactly as much as we're taking, or giving back a little bit more. And that's become kind of our North Star for business. And that's regeneration. And there are other ways to look at regeneration. There's also social regeneration. How do you recreate? How do you use a model for human behavior that's not based solely economically, but based on life systems? And life is basically a regenerative process. The other lesson we've learned from that is if you want things to be sustainable, basically they have to regenerate. Mm. And so we're looking more and more at that word and that concept
as something that leads us toward a better future for our business and for our communities. Okay. Thank you very much. And now to Giorgio of Marzotto, so obviously synonymous with Valdagno. I know you have a video you want to show. Thank you so much also, because we have the time to have some very quick dinner together and we exchange some ideas. And now I'll go on in Italian, because I think that everybody here speaks much better Italian than English, as myself is doing. So we have made a preparation of a movie and I parlo italiano. Abbiamo preparato un filmato che abbiamo utilizzato di recente per il congresso mondiale dell'IWTO, che è stato fatto a Venezia in aprile, dove Marzotto è stato sponsor di questo convegno e dove abbiamo parlato di sostenibilità e di innovazione. Il tema di oggi era impresa globale e comunità locali. Io cercherò di spiegare magari in modo un po' meno filosofico, perché non sono così bravo, ma cercherò di spiegare in modo più attivo che cosa la Marzotto sta facendo, che cosa vuol fare per il futuro, per diventare ancora di più un'azienda sostenibile, per fare ancora di più innovazione, per avere un rapporto più completo con il territorio e non solo col territorio di Valdagno, perché poi parleremo anche di tutto il ciclo, di tutto il ciclo della lana a partire dall'Australia a venire fino in Italia col prodotto finito, e per avere una maggiore integrazione sociale in tutti gli stabilimenti che abbiamo, quindi non solo in Italia. Credo di non avere tanto tempo, quindi partirei per farvi vedere questo filmato, che sicuramente è meno noioso di me e penso anche interessante. Quindi siamo qua. Funziona? Non funziona. Questo non è colpa mia, scusate, ma adesso ci siamo. But have value. We have been around to see the world change. The climate, our communities, and our technology have changed, but not our values. We believe in making the best product for our clients, offering sustainably sourced natural fibers, and striving to do that every day better than the day before. From the very beginning, we've been giving back to the community in which we started, developing the area, building housing, and providing services. Sustainable energy started 100 years ago and continues to this day. Now we are raising the bar. Sustainability means many things to us. Minimizing the impact of our production cycle. Safeguarding ecosystems and biodiversity. Saving energy and water. And maintaining rigorous standards of traceability and quality throughout the production process. When your values are clear, making decisions becomes easier.
We choose our wool from farmers with animal welfare in mind. Our attention towards environmentally sustainable practices stretches from raw materials to the characteristics of the fabric. Always striving to innovate. It has become the way we do everything. This, for us, means success. Quanti minuti di tempo ho per raccontarvi un po' di cose? 10 minuti. No, vorrei... Abbiamo preparato anche qualche slide, perché vorrei essere anche un po' operativo e raccontarvi veramente che cosa stiamo facendo in Marzotto. Quindi partiamo da dire a chi non ci conosce nei dettagli che la Marzotto Wool non è solo Marzotto Valdagno, ma è un'azienda a silos. Questo mi fa andare avanti, spero. Fatta da 5 divisioni diverse. Marzotto, l'azienda è il brand più grande che abbiamo, che lavora con clienti che partono dalla grande distribuzione, quindi lavoriamo con Massimo Dutti, ma lavoriamo anche con Dior, lavoriamo anche con Prada, grazie a una forte connessione con un progetto di innovazione di prodotto e di stile. Poi abbiamo 2 entità a Biella, una Taglia di Delfino e l'altra Guabello. Taglia di Delfino è sempre di più l'azienda del gruppo che si interessa del made to measure e del sartoriale, quindi piccole quantità ad alto valore. Guabello è un'azienda più classica che si colloca nella fascia medio-alta del prodotto, coniugando comunque innovazione e stile con un mondo più classico di clienti più classici. Abbiamo poi Estetia GB Conte, che è il connubio di 2 realtà diverse. Estetia sono tessuti prevalentemente da donna, quindi un mondo dello stretch. GB Conte è un'azienda storica, un marchio storico nato nel 1757, che oggi si interessa prevalentemente di tessuti molto tecnici, chiamiamoli urban activewear. Sono tessuti con a maglia, accoppiati con materiali anche sintetici per performance che possono adattarsi sia a uno sport attivo ma anche soprattutto all'abbigliamento che sta andando sempre più di moda dell'activewear. E chiudo con Marlane, che è all'interno del gruppo la divisione che si interessa dell'uomo moderno, più giovane, più classico, quindi con livelli di prezzo diversi rispetto alle altre entità. Va bene, vi ho tediato con queste cose, incominciamo a parlare dei nostri valori. Cosa voglio dire con i nostri valori? Io quando sono arrivato 15 anni fa a Valdagno sono rimasto veramente sorpreso. Avevo fatto un breve stage alla fine dell'università in Olivetti e avevo visto che cosa significava la città sociale per Olivetti e Ivrea. E sono arrivato a Valdagno, ero passato da Valdagno ma senza rendermi conto di che cos'era Marzotto per Valdagno e che cos'era Valdagno per Marzotto. E dopo poco mi sono reso conto come il DNA che nasce con la città sociale agli inizi del Novecento e ha penetrato questa azienda in tutte le sue facce, in tutte le sue modalità di operare, era veramente un punto di forza per questa azienda. Quindi oggi si parla tanto di sostenibilità, si parla tanto di innovazione, si parla tanto di persone, di cura delle persone. La Marzotto l'ha sempre fatto. E quindi noi oggi cosa stiamo facendo in più rispetto allora? Stiamo cercando di portare questo modello in tutti i nostri stabilimenti che abbiamo in giro per il mondo, quindi non soltanto a Valdagno. Va bene, questi i nostri valori. Un'azienda per avere successo, per poter dare soddisfazione a dipendenti, comunità e capitale, deve sì interessarsi di sostenibilità, ma deve farlo cercando di creare del reddito. Per creare del reddito è obbligatorio per le aziende, oggi più che mai, continuare un processo di miglioramento continuo. E il miglioramento continuo interessa 4 aspetti fondamentali: le persone, i processi produttivi, il prodotto e il territorio.
vi faccio vedere brevemente i temi che poi vi illustrerò nelle prossime slide, partendo dalle persone. Le persone, di tutto quello che abbiamo visto intorno a questo cerchio di miglioramento continuo, sono la parte principale, la parte più importante. È difficile migliorare i processi produttivi, è difficile implementare dei processi che siano ecosostenibili se non c'è una qualità di persone particolarmente adeguata. Quindi che cosa facciamo noi per le persone? Come Marzotto, ma come Marzotto UL, come Marzotto Group in tutti gli stabilimenti, in tutti gli uffici. Corsi di formazione trasversalmente all'azienda, che sono corsi che vanno da corsi tecnici a corsi di lingua. Noi abbiamo uno stabilimento in Repubblica Ceca che ha 940 dipendenti, di questi quasi 450 non sono ciechi, abbiamo persone ormai che vengono dal Nepal, dalla Mongolia, dall'Ucraina, abbiamo italiani che sono lì, e quindi un'integrazione culturale dell'azienda passa attraverso la conoscenza delle lingue, per cui stiamo facendo sforzi notevoli all'interno di tutti i nostri stabilimenti per fare in modo che ci sia un linguaggio comune. Ma ovviamente la formazione non è solo linguaggio, è anche miglioramento dei corsi sulla sicurezza, corsi tecnici, corsi sul miglioramento delle proprie capacità personali. Abbiamo poi implementato negli ultimi anni un programma specifico giovani, nato con l'idea di attrarre dei giovani ingegneri e poi dei giovani designer all'interno del nostro gruppo, che dovevano portare forze nuove e far crescere l'azienda, perché le forze dell'azienda sì sono i tecnici e l'expertise delle persone che lavorano con noi da tanti anni, ma devono essere, soprattutto in un mondo che cambia così velocemente, implementate da giovani. Quindi abbiamo cominciato con dei progetti dei giovani ingegneri qualche anno fa. Ne abbiamo perso qualcuno, sì è vero, ne abbiamo perso qualcuno, altri sono con noi, sono in posizioni importanti all'interno dell'azienda. Abbiamo designer che abbiamo selezionato non solo italiani, perché come vi dicevo la cultura della Marzotto non è una cultura italiana, è una cultura ormai globale, quindi abbiamo designer dalla Finlandia, abbiamo designer dalla Francia, abbiamo avuto designer dalla Germania. Anche qui ne abbiamo perso qualcuno, sì, forse è una ricchezza, perché questi designer che poi abbandonano la Marzotto probabilmente li troveremo come partner o come clienti nei clienti che fanno moda in giro per il mondo. Quindi non ci preoccupiamo che questo sia stato un investimento negativo, anzi è stato un investimento sicuramente positivo. E poi quello che vi accennavo prima, l'implementazione di un modello di città sociale moderno, è quello che stiamo facendo anche negli altri stabilimenti del gruppo. Quello stabilimento di Mosilana, dove abbiamo 450 persone che non sono cieche, abbiamo incominciato di recente non solo a costruire le case per dargli degli alloggi più adeguati, abbiamo appena finito 80 alloggi di lato alla fabbrica, ma abbiamo implementato un discorso di asilo come c'era a Valdagno, abbiamo dato un supporto anche psicologico a queste persone che vengono da fuori, e quindi cerchiamo di fattivamente di integrarli nel miglior modo possibile nelle nostre aziende. Bene, processi produttivi, come dicevo prima, per noi ormai diventa fondamentale avere un controllo di tutta la filiera, perché i clienti ci chiedono la tracciabilità dalla materia prima, non dal filato, ma dalla provenienza. Alcuni clienti ci stanno chiedendo di sapere se quella balla di lana è arrivata da quel farm, da quell'allevatore, o è arrivato da quell'altro allevatore, perché la garanzia di avere un processo tracciabile è per loro una garanzia di sostenibilità, di qualità, di ecologia, e quindi questa è una richiesta che sta diventando sempre più importante. Cosa abbiamo fatto? A ottobre e novembre dell'anno scorso abbiamo fatto una joint venture con il leader mondiale di trading di lane fini, che è Schneider, ed oggi abbiamo il controllo del 25% di due aziende del gruppo Schneider in Australia e Nuova Zelanda, che ci hanno permesso di avere un contatto diretto con quelli che sono gli allevatori dei principali paesi produttori di lana. Non solo, il gruppo Schneider controlla direttamente 13 allevamenti in Patagonia, che servono tra l'altro anche la Patagonia stessa, che producono lana organica, e in quest'ambito poi vi spiegherò è nato anche un progetto di prodotti organici, quindi di lane organiche. Quindi la tracciabilità. Poi sempre nel processo produttivo abbiamo investito veramente molto negli ultimi anni sui macchinari, e siamo la prima azienda europea, non so se qualcosa venga fatto in altri paesi del mondo, che ha implementato un processo di RFID, quindi vuol dire
che tutti i metri di tessuto, tutte le pezze, perché si ragiona a pezze nel nostro settore, che circolano nel nostro stabilimento riporteranno un RFID che non è altro che un codice parlante che permetterà di sapere, di tracciare come la pezza è stata lavorata, se c'è stato un problema, da quale, per quale motivo, su quale macchina il problema è nato, se è stata una variazione tecnica di temperatura o se è stato un errore dell'operatore. Ma arriveremo in un futuro, spero a breve termine, a fare in modo che questa informazione setti automaticamente le macchine, quindi ridurremo di molto la possibilità di errore, perché l'informazione passerà da questo microchip alla macchina facendo il settaggio della macchina stessa. Questi investimenti, che hanno significato 18 milioni di euro investiti dal Marzotto UL dal 2015 al 2018 nell'ambito di innovazione di processo e di sostenibilità, e soprattutto di sostenibilità, ci hanno permesso di ridurre in modo importante le emissioni di anidride carbonica e di CO2, 30% più 10%, questo grazie a investimenti anche nel campo della coibentazione. Ci hanno permesso, grazie a delle linee di lavaggio nuove, siamo l'unico gruppo europeo che adotta queste linee di lavaggio, di ridurre il consumo per metro prodotto del 30% di acqua, ma nei nostri progetti non ci siamo fermati qui, stiamo costruendo un impianto di depurazione nuovo a Valdagno e contiamo, stiamo studiando il modo di poter riutilizzare una parte dell'acqua che entra nel nostro processo. L'acqua sappiamo che sarà l'oro dei prossimi 100 anni e quindi è importante che noi trattiamo l'acqua in modo coerente con quelli che sono i nostri obiettivi di sostenibilità. La riduzione del consumo di energia, va bene, tante attività, veramente tante attività, inutili che entri nei dettagli tecnici, tante attività per ridurre il 15% del consumo di energia per metro prodotto. Lo facciamo ovviamente per la sostenibilità dell'azienda, ma lo facciamo per il reddito dell'azienda, perché non si fanno 18 milioni di euro di investimenti per dichiarare nel marketing che si è sostenibili. Riduzione dei prodotti chimici, questo è un altro punto che ci chiedono molto i nostri clienti. Stiamo riducendo sempre di più i prodotti chimici all'interno dei nostri processi produttivi. Siamo stati la prima azienda in Italia a eliminare i coloranti al cromo dalle tinture della lana, stiamo studiando il modo di eliminare anche la possibilità di utilizzare, stiamo studiando, non siamo ancora arrivati completamente, coloranti acidi premetallizzati e passare tutto a coloranti reattivi. Sto dandovi anche dei dettagli tecnici, ma come vi dicevo la mia presentazione è abbastanza operativa perché sono innamorato di quello che stiamo facendo. Sul prodotto è la quarta faccia. E qui ci sono vari progetti, ci sono progetti che riguardano la digitalizzazione che hanno a che fare anche questi con la sostenibilità. Stiamo studiando il modo per leggere il colore, la forma, l'aspetto del filato e trasformare quindi dal filato in un tessuto a computer che sia l'esatta copia di quello che poi realizzeremo tecnicamente. Qual è il vantaggio di questo? Intanto ridurre prove, provini, campioni lungo il processo. Poi accorciare i tempi di sviluppo del prodotto. Accorciare i tempi di sviluppo del prodotto vuol dire andare dal mercato più vicini a quando il mercato ha la richiesta e quindi evitare produzioni che non servono, che finiscono nei magazzini e poi tante volte abbiamo saputo anche di recente vengono bruciate per non creare disvalore sui marchi del lusso. Quindi avvicinare il time to market vuol dire ridurre la vendita di prodotti che non servono. Un progetto di cui vi ho accennato prima è quello dei tessuti organici, certificati GOTS. Siamo usciti a febbraio di quest'anno con lino organico e lana organica. Il lino è in assoluto il prodotto tessile più sostenibile da un punto di vista dell'environment, la lana è molto vicina a questo. La pianta del lino assorbe CO2 ed emette ossigeno più di qualsiasi altra pianta al mondo ed è un prodotto assolutamente sostenibile perché è biodegradabile e in quest'ambito, tra l'altro l'ho segnato lì in fondo ma ve ne faccio un accenno, abbiamo realizzato uno studio per sostituire le retine nelle quali si coltivano le cozze o le vongole che oggi vengono fatte di materiale sintetico, poliestere o poliamide che spesso i pescatori poi rilasciano e buttano in mare con delle reti fatte in lino. Quindi abbiamo realizzato un lino che resistesse 6-8 mesi in acqua salata e che quindi ci permettesse poi di dare il tempo di vita di crescita del mitile e nel momento in cui dovesse anche rimanere nel mare, essendo biodegradabile, non causa danno. Tutto questo
fa parte del nostro progetto di recupero della materia prima, di economia circolare, come lo è la lana nobilitata. Abbiamo presentato un progetto l'ultima stagione in cui tutti gli scarti del processo effettuati in Marzotto, ma in tutti gli stabilimenti dentro il gruppo, vengono rilavorati, vengono ritrasformati in fibra, vengono rifilati e rifacciamo tessuti. Quindi siamo, diciamo, un'azienda che ha scarti zero o scarti molto vicino allo zero. No, faccio un passo indietro perché sul prodotto mi sono dimenticato di dire una cosa. Siamo orgogliosi di dire che noi produciamo tessuti naturali, tessuti che nascono dalle pecore o che crescono con le pecore, cotone, lino. E oggi ci tengo a dire che purtroppo il mondo sta affrontando un problema molto grave, che è quello dei tessuti sintetici. Si producono 300 miliardi di chili all'anno di plastica. Di questi 68 miliardi di chili, 68 mila tonnellate, sono di fibre sintetiche. Le fibre sintetiche, oltre a impattare nel momento in cui vanno in discarica, perché ci rimangono per i prossimi 2000 anni, e nel caso del poliestere è stato di recente anche scoperto che rilasciano in fase di degradazione ammonio, il che vuol dire un metallo pesante e cancerogeno. Oltre a questo piccolo problema, i tessuti sintetici hanno la caratteristica che durante il lavaggio rilasciano microplastiche. Negli oceani di tutto il mondo ci sono oggi 150 miliardi di microplastiche e ne creiamo 8 miliardi all'anno. 8 miliardi all'anno. È un problema che è sul tavolo di tutti. Se voi entrate nel sito anche di Patagonia, vedrete come la stessa Patagonia stia lavorando per risolvere questo problema di impatto, perché purtroppo c'è un certo tipo di abbigliamento che non potrà essere sostituito completamente dai tessuti naturali. Prima di tutto perché ormai i tessuti sintetici rappresentano il 64% dell'utilizzo mondiale, e seconda cosa perché il tessuto sintetico comunque ha delle performance per certi tipi di utilizzi tecnici che non può essere sostituito. Questo comunque è un gravissimo problema, è una cosa sulla quale stanno lavorando dai costruttori delle macchine lavatrici per trovare un sistema di filtrazione che ad oggi non c'è. Ed è qualcosa che dovrebbe sensibilizzare le nuove generazioni, perché la mia visione di sostenibilità del mercato dell'abbigliamento è quello che dovremmo imparare, tornare ad imparare. Io quando ero ragazzino, a 20 anni, mi ricordo i miei genitori mi compravano delle bellissime camicie e avevano sempre i polsini e il colletto di ricambio, e le cose non si compravano, si mettevano in armadio e si buttavano via senza averle neanche usate. Il 20% di quello che viene venduto nel mondo dai fast fashion finisce nelle discariche senza essere stato usato una volta. Questa è una follia. Queste sono cose che, altro che la sostenibilità in Marzotto, se non cambiamo il modo di consumare difficilmente lasceremo un mondo ai nostri figli o ai nostri nipoti diversi da quello che abbiamo oggi. E quindi, e questo cos'è? Questa è una grandissima opportunità per un'azienda come la Marzotto. Noi lavoriamo con la lana, che è un prodotto sostenibile, è un prodotto biodegradabile, è un prodotto che da sempre è stato riciclato, perché la materia prima era talmente costosa che a Prato da sempre importavano container di maglie o di abiti dagli Stati Uniti, li sfeltravano, li riducevano a tratti più corti e si faceva il famoso filato cardato. Il nostro gruppo stesso usa lana riciclata di Final Use per fare filati cardati. Quindi io non credo che, visto che aumentano i consumatori, il mondo sarà sempre più popolato, potremo sostituire completamente le fibre sintetiche, ma un modo di consumare diverso, un approccio al consumo diverso che sta venendo avanti. Aggiungo un'altra informazione che ho letto poco tempo fa su un giornale americano: nel 2025 il consumo di abbigliamento usato supererà la vendita di fast fashion. Abbigliamento usato, quindi questo vuol dire che tu, se compri un abbigliamento, degli abiti usati, li compri di qualità, non vai per comprare, non faccio i nomi del fast fashion perché non vorrei essere tacciato di cattiva pubblicità, ma non vai per comprare una maglietta di poliestere o una cosa del genere, vai per comprare un qualcosa che abbia durabilità, qualità e immagine del prodotto. Quindi questa è un'opportunità per chi lavora in Italia nella lana, nel cotone, nel lino, nella seta. Abbiamo una grossissima azienda nel gruppo che lavora nella seta, per il futuro, perché la realtà dei fatti è che il consumatore futuro queste cose le legge su internet. Se voi entrate su internet e cliccate microfibre di poliestere nel mare, trovate una enorme quantità di informazioni.
un'enorme quantità di informazioni. Scusate che ho preso un po' del tempo per parlare di queste cose, ma sono cose che sento in modo particolare. Territorio, integrazione ne abbiamo parlato, integrazione che vuol dire non solo integrazione a Valdagno, ma vuol dire integrazione a partire dall'Australia, a partire dal Sudafrica. Chi lavora con noi, Marzotto, se è presente, avrà visto che soprattutto nell'ultimo anno abbiamo avuto sempre più visite di allevatori da australiani, sudafricani, sudamericani, perché l'integrazione vuol dire anche conoscerci meglio. Vogliamo che loro vedano che cosa facciamo con la loro lana e vogliamo noi visitare loro per capire come trattano gli animali e le pecore che producono questo meraviglioso materiale che è la lana. L'attenzione al territorio locale e ai giovani. Penso che il sindaco sia informato, ma a Valdagno, nello stabilimento Marzotto, soltanto da novembre ad oggi si hanno transitato 700 giovani delle scuole medie e delle scuole superiori. Vogliamo informarli che l'industria manifatturiera italiana non è morta, che ci sono possibilità per il futuro anche nel tessile, ce l'ha spiegato la dottoressa di Stanford, ma credo che sia una cosa reale, dovuta un po' anche al fatto che i costi sono aumentati anche in quei paesi lì, ma un po' anche per il fatto che si cercano prodotti di maggior qualità. Quindi c'è un futuro per l'industria manifatturiera? Sì, sono convinto di sì. Strette partnership con scuole e università, laboratorio a scuola interna. E finisco con l'ultima slide, perché tutte queste cose che vi ho raccontato potrebbero anche essere marketing. E allora, per evitare che siano marketing, abbiamo chiesto ai migliori enti di certificazione di controllare che quello che io vi ho raccontato e quello che stiamo facendo sia effettivamente quello che la Marzotto Ulla e la Marzotto Group sta facendo. Quindi siamo certificati in tutti gli stabilimenti SA 8000 per la sostenibilità sociale, ISO 14001 per la sostenibilità ambientale. Abbiamo certificato tutti i prodotti che escono dalla nostra con l'Ecotex per evitare che abbiano impatti nocivi nei confronti della salute delle persone. Per quanto riguarda la lana, abbiamo il progetto GOTS in cui certifichiamo dalla coltivazione dalla crescita della lana nelle pecore fino al prodotto finito senza utilizzo di coloranti nocivi o prodotti chimici nocivi. Tutto questo certificato da enti esterni, non solo italiani. Vi ringrazio, se poi avrete qualche domanda sono a disposizione e, come mi hanno insegnato, se non sono in grado di rispondere prenderò nota e vi risponderò magari via email prossimamente. Grazie mille. Ok, so thank you. Yeah, I think let's open it up straight to you guys. So any questions? And if you could keep your questions brief, please. Ci sono... Ok. Buonasera. Mi scuso, ma dovrei rivolgere una domanda a ciascuno di voi. Mi sono annotata alla prima signora, che non so, che parlava di beni naturali. Le vorrei chiedere: il cotone è prodotto negli Stati Uniti, il cotone, vero? La materia prima, quando parlava del cotonificio e parlava dell'istruzione, le spiego cosa ho notato negli anni, che si è perso un po' di manualità anche nelle scuole. Dovrebbe tornare anche la manualità oltre che l'istruzione. Il cotone. E al filosofo, che ho dei parenti che vivono in California, sono emigrati negli anni 60 con titoli di studio e tutto. Quando tornavano a casa mi facevano notare che quando uscivo da una stanza la sera io spegnevo l'interruttore. Là in California non si usa. E in casa mia ho insegnato a non sprecare, a non consumare. E quello che ho visto della California recentemente, perché ogni inverno là ci sono incendi, vedo grandi megaville, megapiscine, però in California manca anche l'acqua. È scarsa, perché la fanno venire dal Grand Canyon, non so. E poi... Aspettate un attimo che arrivo.
l'ingegnere, sì, è vero, però io sento recentemente parlare di una fibra vegetale che è molto sostenibile e mantiene fresco e sempre in ordine la famosa la viscosa. Guarda, non mi provochi, signora, non mi provochi. La viscosa è, intanto non è una fibra naturale, ma è una fibra artificiale. Nasce dalla cellulosa, sì. E non voglio entrare troppo nel dettaglio. Il processo di produzione della cellulosa è quanto di più inquinante ci possa essere. Pensi che hanno chiuso stabilimenti addirittura in Cina che producevano cellulosa. Bene. Quindi è vero che vi nasce dalla cellulosa e adesso spiegano anche che la fanno da riforestazione degli alberi per evitare che questi impattino con la deforestazione degli alberi. Però mi lasci dire che abbiamo prodotti naturali che sono molto, ma molto, molto più ecosostenibili della cellulosa e della viscosa. Va bene, grazie. Okay. E poi vorrei un'altra osservazione. Fermo subito, che un architetto italiano che vive da 30-40 anni negli Stati Uniti continua a dire: gli americani ci invidiano, parlo del sociale, del nostro tipo di vita in Italia, ci invidiano la piazza. Perché nella piazza c'è comunità. Termino qui. Okay, go for it. Okay, I'd like to address two of the many points that you made with regard to squares, and this is building on a point that Vincent made. There are many things about Italian village and city design and Italian communities in general that as an American, I find very enviable. The square as a central meeting place, I think is not only beautiful in many of your cities and villages, but also representative of a kind of community and connection that has been lost in many American cities. And I think, speaking of assets, this is a huge asset, particularly in places like Valdagno, where I'm sure the community connections are very, very strong and provide value that you probably take for granted, but that we have lost in many American cities. So absolutely, squares and other parts of your community are enviable. You mentioned the loss of manuality, and I have two sides to my response to that. Certainly many things are being automated. Technology is taking over many jobs that used to be manual. And I feel that that is to some extent inevitable. It is a function of the application of technology that's being developed. But on the flip side, and we see this particularly in places like the D School where I teach, our students, we have a growing, what we call maker movement among young people in the US. People want to make things with their hands. And we have many programs for young people to enable them to learn how to do that and to do that in various settings. And I personally believe, being someone who loves to make things with my hands, that there's something fundamental about us as humans that is nourished by doing manual things, as you say. So I agree with you, and I think that without fighting and denying some of the automation that is coming, there are opportunities to rebuild manuality and making among our young people as part of revitalizing communities. Thank you. Vincent, did you want to anything? Yeah, you know, actually, I wasn't asked about manuality. We had a conversation a couple of years ago. Our designers work so much on computers that they were actually creating problems in production because they didn't really understand how the operators were using the machines. So they started to go down to the sewing shop that we have in our headquarters and to spend more time there actually working the machine before they sent the specs to the factory.
And I think that this is important in a society that's becoming increasingly tied to the computer, that we have to learn ways in which we can reconnect to the real world, to reconnect ourselves to nature. As to turning off lights, I turn off lights, I assure you. We don't have your wonderful system where lights go off in hallways, but we do, all of the newer buildings do have sensors so that as people leave the room, then the lights go off. And the fires, this affects me personally because I've lived in California all my life. So I've been through fires, I've been through floods, I've been through earthquakes. I've walked 5 miles across the railroad tracks to get back to my house after a big storm. But I've never seen anything like what happened in December 2017, in which a fire in December, a few days from Christmas, raged across 80 kilometers of mountain range, nearly destroyed two towns, Ojai and the town I live in Santa Barbara, displaced 75% of our workers from their homes due to smoke at some point. We had people working in the kitchen to pay bills or move inventory, and then they'd have to move to someone else's kitchen when the smoke got bad. And such a clear indication, our governor at the time, Jerry Brown, said this is the new normal. And this is part of what climate change has brought us to California. It's the 300-day fire season. And it's going to require a lot of adaptation to be able to deal with that. Thank you. Any other questions? No? Okay. Grazie. Allora, a me pare che questo non sia stato un passo nella direzione di tentare un miglioramento delle prospettive per il futuro di Valdagno. Questa è stata una serie di passi, questa è stata una tappa anziché un solo passo. Quindi è una cosa meravigliosa e quindi vorrei esprimere il massimo apprezzamento a coloro che in qualche misura significativa hanno realizzato, consentito la realizzazione di questo evento. Parlando di Valdagno, io non so se abbia senso la domanda che rivolgo, però la rivolgo in onestà e anche con tutta la capacità di cui sarò possibile per accettare il punto di vista, io direi vostro, dei relatori. E cioè, si può immaginare questa sera o prossimamente quale potrebbe essere un passo successivo, il più possibile focalizzato, centralizzato sul tema forse maggiore che questa sera è stato affrontato? Io non posso certamente pretendere di più di un accenno e quindi ringrazio in tal senso. Grazie. Who wants to go first? I can say briefly. Yeah. Which I think the next step for any town is to ask yourselves what you want your town and your valley to look like 10, 15, 20 years from now, given all the trends that you know of now, and have some deep and open conversations among yourselves and then take the first steps. That's all I'm entitled as an outsider to tell you. Giorgio, do you want to say something? Bah, io ho detto tante cose, ho parlato forse più di tutti, non saprei molto di cosa posso aggiungere. Vi ho detto che cosa stiamo facendo, vi ho detto che dove vogliamo arrivare e insisto a dire che credo che ci sia un futuro per l'industria manifatturiera tessile a Valdagno, in Italia, in Europa, e questo è collegato a tanti aspetti. Ricordo che il mio primo lavoro è stato nel vetro e lavoravo in un'azienda che faceva i fari per le automobili e ho lavorato per questa azienda negli Stati Uniti per 2 anni e ho visto quel mercato morire per effetto della plastica.
completamente distrutto. Abbiamo riconvertito gli impianti a fare gli oblò per le lavatrici, dove le specifiche del vetro richiedevano una caratteristica davano una caratteristica tale che allo sfregamento resistevano molto di più. E parlavo poco tempo fa con delle persone che lavorano ancora nel vetro e mi dicevano che per loro il mercato sta andando verso il boom, perché la sostenibilità, la necessità di produrre meno plastica, la necessità di riciclare, la necessità di riutilizzare un certo tipo di prodotto sta spingendo sempre di più a un ritorno a prodotti riutilizzabili, a prodotti di qualità, e questo è sicuramente il tessuto che stiamo facendo noi nei nostri impianti, non solo nella Marzotto Wool ma anche negli impianti di tutto il Marzotto Group. Quindi credo che vedremo spero ma anche credo che vedremo probabilmente meno quantità, più qualità, forse meno sintetico. Grazie. Deborah? So I've only spent a few hours here and I certainly don't know enough about the details of your town to offer any detailed recommendations for next steps. But in a general way, based on my experiences at Stanford and my experiences working in a lot of difficult and challenging environments around the world with other organizations that I'm involved with, I think focusing on unlocking the creative energy and potential of your young people should be among the next steps. I don't know exactly what form it should take here, but I'm constantly amazed at Stanford with my students. I do a lot of work in Africa with two educational institutions working with high school graduates and then college graduates to tackle really hard problems that I would think they're not prepared to tackle. And they often really surprise me. So I would encourage you to cultivate that area among your initial steps. Yeah, I mean, I wondered, we were having a conversation with the mayor earlier, and I guess, you know, one of the points of this discussion was to understand how you know, companies and local government and citizens can unite, and like connecting education and businesses. So I get it's an interesting opportunity to have everyone here. I don't know if you have, or you know, any of you have seen examples of times when these kinds of different stakeholders have come together and it's worked well, or you know, how that kind of can work, because I guess it's not always easy. But no, there are several examples from towns of different size. Doesn't necessarily mean that they apply here. One of the cities that was really hollowed out by poverty and population and economic decline was Pittsburgh, which revitalized itself by basically recovering its wonderful waterfront. It's on the corner of three different rivers that were all cut off from the city because of factories, and also moving major institutions like hospitals and universities back downtown to actually regenerate a walkable urban environment. I mentioned Buffalo. There's another example. New England is actually as close to northern Italy as the United States gets in terms of its dispersed population and preponderance of agricultural land. There's a wonderful, I was working with some Yale students who developed a furniture factory. And as their business grew, they became very successful right away. They're also a B Corp. Rather than expand their suppliers in one location, they multiplied their use of different suppliers in different towns so they could support as many local economies as possible. That's an interesting model. And in Connecticut, they're looking very much at the whole relationship of the city to the surrounding farmland, to the forest that surrounds that. And how do you make sure that the rural economy is not is revitalized by the urban? Mm.
Those are some examples. Mm. I know you have, you know, working at Stanford and with companies. Have you seen examples of what? Well, I'm going to stick on the theme of unlocking the energy and creative potential of young people, and a very specific example that could be relevant here that I've seen in Johannesburg involves taking it's post high school educational institution and having those students organize and run an event every year with high school students from the Johannesburg community around tackling social issues in the community. And so they do teaching of different problem solving and creative techniques, and then run a competition to actually give some funding to some of the best ideas that the high school students come up with, to let them continue to work on them and develop them. And I think it's interesting for two reasons. I think a challenge in a smaller community like Valdagno is you may not have the kind of university programs or some of the other programs that could develop talent, but perhaps you could find a partner organization in a nearby city where university students might be eager to come here and run such a program and share their knowledge and expertise with the young people of Valdagno to both help increase their capacity, but also to challenge and then potentially continue mentoring them to tackle some problems and cultivate some new opportunities in the community. So that's just one example that I can think of that could be relevant. Thank you. Giorgio, do you see, do you envisage kind of possible partnerships with local government here in Valdagno or educational initiatives that Marzotto could we, in the future? No, sorry, I have to speak Italian. No, noi abbiamo già rapporti con il comune, con le scuole, soprattutto certo. Nello stabilimento di Valdagno abbiamo una scuola tessile che è stata realizzata apposta per dare la possibilità di fare gli stage alle persone che studiano la scuola tessile utilizzando macchinari di ultima generazione. Quindi purtroppo le scuole oggi, un po' per colpa dei governi, un po' per colpa di vari motivi, hanno mezzi limitati e quindi la collaborazione tra la scuola e le industrie sta aumentando sempre di più. Noi abbiamo messo a disposizione un reparto a Valdagno di tessitura e orditura, un piccolo reparto dove facciamo scuola alle persone ai ragazzi che lavorano nella scuola. La stessa cosa abbiamo fatto in Repubblica Ceca, sia con un piccolo reparto di filatura, e stiamo pensando di fare una cosa simile anche a Biella. Quindi il rapporto con le scuole e tramite anche le istituzioni locali è sempre stato forte, si è ancora più incrementato negli ultimi anni. Grazie. Sì, perfetto. Hi, I would like to ask to Mr. Stanley and to Mrs. Dunn. My question is twofold. I would like to ask what experience, what event in your life make you realize that fighting the good fight for the climate change is the right thing to do. You came from California, and I know that California is doing great in fighting back the climate change. So I would like to understand how that sensibility has shown up in California more than in other part of the United States. And if you have anything to suggest to a young guy that want to increase his knowledge or want to have some experience in how to contribute to like put together sustainability and business and how, I mean, yeah, if you read a book, everything, I mean, would be like very welcome and appreciated. So, yeah. I'll tell you one thing that Deborah and I would both tell you, which would be to look at the possibility of working for a B Corp in Italy, because that's a good way to combine an interest in social and environmental responsibility and in the kind of business that we need to develop for the future. I don't think California is very special in terms you describe.
and my own experience, I think, is almost, and the experience of our company is almost a tragic one, in that time and time again, we would discover that something we would do had implications that we were unfamiliar with. You know, Giorgio has talked about the harm of synthetics, but there's also a harm in cotton that's not organic. Yeah. And the studies that we've done have shown that organic cotton is actually worse. Unorganic cotton, conventional cotton, is actually worse than polyester and nylon. So that the problems that we're dealing with in this, it's a very extraordinary world that we've developed over a very short period of time, in which we have extraordinary comfort and extraordinary mastery over nature, but we've also developed extraordinary problems that need attention. But what I've found that is not tragic about my 45 years at Patagonia is that when human beings actually work on solutions to these problems with an open heart and full engagement in their mind, we've done things to actually reduce the harm we've done, to actually give back to the planet as much as we take. And every time we do something very specific, like switch to organic cotton or make a wetsuit out of cactus instead of neoprene, it increases the cultural confidence of the people who work at our company. It increases their capacity to do more. And it's something, if human beings have screwed up in a lot of ways, we still have this extraordinary capacity that when we, through our energy and intelligence, correct our behavior and make the world better, that's something that we also want to do more of. Thank you. Yeah, not a specific recommendation. I would endorse the work for B Corp idea, being on the board of B Lab, who started the B Corp movement. I've been really excited by a lot of the B Corps here and by their collaboration and community between each other to try to make positive change in Italy. So I definitely think that's something to explore. In terms of if California is doing a better job in some cases, and we've got some very low bars in the US these days, so it's not too hard to outperform some parts of the US, but one of the things that, there's a lot of data on this, and one of the things that has been true in my own experience is that people who have a deep connection to nature tend to be more concerned about sustainability, and it's easier to engage them in direct efforts to move the needle on sustainability. And I think that's an interesting thing to think about in an area such as this, where you're surrounded by beautiful nature. How can that become an asset to help people understand their connection, their personal connection to the larger natural world? Because I think a lot of people on our planet are not in touch with that connection, and it leads to disregard and carelessness that has helped us end up where we are. Thank you. Buonasera, io sono Massimo Dallago, sono un agricoltore, sono un viticoltore nella Valle del Lagno. La ringrazio per queste parole, perché non c'è niente di più vero che un profondo legame della persona con il proprio territorio che possa preservarlo e possa aiutare a creare questa forte connessione di rispetto per il territorio stesso. La Valle del Lagno, come ben sa il sindaco anche, è da qualche anno un po' una sorta di laboratorio dal punto di vista anche agricolo, perché nonostante abbia avuto una grande storia industriale legata non solo all'industria Marzotto, ma principalmente all'industria Marzotto, si è sviluppata anche un grosso interesse legato appunto all'agricoltura in questo ambiente, direi al 99% naturale, che ci troviamo ora a dover gestire o governare.
Un progetto molto importante è quello di creare una macro area di, chiamiamola biodistretto, in cui più colture possono essere coltivate in sistema organico o biologico. Spero che questo possa essere anche di stimolo per diversi giovani ad investire e mettere la loro capacità, le loro nozioni e la loro volontà per far crescere un territorio non solo dal punto di vista industriale, che è sicuramente fonte di benessere, ma il benessere primario arriva ancora dalla terra, perché più forte è il legame che tutti noi cittadini abbiamo con la nostra terra e più forte sarà la permanenza e più forte sarà lo stimolo che ci permetterà di tenere e di mantenere questa nostra terra. Grazie. Other questions? I think that that's I'm sorry. I think that that's really wonderful that you're doing that and you're doing that cooperatively with partners. And I think it's really important when we're talking about the future to talk about the future of the land as well as an industrial future that includes high quality products that respect the earth. So. Yeah, I'll just make a short comment, which is there are some great examples. There's one in the Bay Area in Marin where the community has taken the opportunity to declare the entire county organic. And they have a large group of farmers and they tend to be very collaborative in trying to increase their growing practices and standards, but they've been able to build a big reputation and increase the market for their products by adopting for the entire area a commitment to organic. And in a place such as this, that would seem like something worth considering as you're trying to build a cluster of farmers. Sì, innovazione. Tempo fa ho letto un dato su un articolo, su una ricerca che mi ha molto colpito, che diceva che in Italia circa, adesso non mi ricordo bene, il 62-63% dei ragazzi che si iscrivono alla scuola primaria faranno un lavoro poi che oggi non esiste. Allora, è chiaro che qui parliamo di tessile, però il ragionamento va fatto in vari ambiti, no? E c'è una diversa velocità tra quello che è il mondo dell'impresa, dell'industria e il mondo della formazione, della scuola. Un gap che non solo per quello che riguarda le risorse e gli investimenti, ma anche proprio per quello che è la creatività, la fantasia, lo sviluppo. Secondo la vostra esperienza, quindi in Italia e negli States, come si può tentare di ridurre questo gap e qual è il ruolo che il governo locale o nazionale può avere in questa prospettiva? Yes, I'll take a stab at that question. Because I'm not really knowledgeable of who controls which aspects of your education system, I can't give a very detailed response about Italy. In the US, what's happening in terms of educational innovation is on a variety of levels. Public education is controlled at the local level in the United States, and so localities have the opportunity to experiment with many different things. And that experimentation is taking a variety of forms, both in public and in private education. There also have been some interesting developments in
figuring out how technology can help teachers in the classroom. So we have, obviously today, vast amounts of educational information available on the web. There are now also many tools that are being developed that teachers can use in the classroom to allow different students to progress at their own level and to give the teacher visibility of who's progressing where, especially on math and science type subjects, for example. And so, again, not understanding the constraints that you have in terms of how much is controlled by the national government and how much is controlled by the local government, I think there could be opportunities to, even around the edges of the formal system, maybe through some special programs in after-school time or whatever, leverage some of the content that's basically available for free with potentially even mentors or volunteers who could work with students to augment what is currently being delivered through the formal structure as the education system and curriculum catch up with what is needed today. Unfortunately, I can't provide much more specific, relevant information to your context. I think that there's a, in the US, we're going too far toward professionalization or training people for work rather than training people to be citizens or. Yes. And I think there's a distinction a little bit between education and training, and that the goal of education should be to develop critical thinking skills, because everybody's going to need those in order to deal with the world that we're going to be living in for the next few decades. But training is not something to be sneezed at. It's and one of the words you used, apprenticeships, is I think an area of education that's we've lost in the United States that's tremendously valuable, especially for people in their teenage years. They get an opportunity to see somebody older doing something she or he loves. And then another thing for, another opportunity for training that's not, it's almost pre-training, is to provide opportunities like visits to the mill or visits to the farm to familiarize students with areas that they might, where they might want to go to work. And then to make sure, as I understand that you do have here, you have a two-year technical training school. But what happens in the US right now is people get trained and they never get educated. Giorgio? Ma a parte che io ho sicuramente molto meno esperienza di una professoressa universitaria e di un filosofo di Patagonia, quindi dare la mia opinione sul futuro è molto più concreta e legata a tempi più corti. Però quello che posso dirvi è che io non sono convinto che le nostre università siano come quando vediamo sulle graduatorie di basso livello, che sono da bocconi. Noi sforniamo ingegneri che vengono assunti dalle migliori aziende tedesche, dalle migliori aziende inglesi, perché hanno una mentalità più aperta, molto più aperta, e volevo proprio confermare quello che diceva il mio collega di Patagonia, che oggi le università americane stanno ripensando al modello di università, passando da un modello di università adattato alla specializzazione estrema del training a un modello di università che crea una mentalità, una cultura più aperta e più capace poi di accettare le nuove sfide del futuro. Perché proprio per quello che diceva lei, siccome il mondo cambia con la velocità della luce, fornire delle quantità di nozioni tecniche specifiche su una cosa ben mirata oggi, che magari tra due anni sono già superate, non è sicuramente una scelta vincente. Io credo che torneremo ad avere università più classiche, più aperte, in cui creeremo più cultura e meno competenze specifiche. Okay.
posso dire soltanto una cosa a seguito di questo? Io faccio l'allenatore di impresa al cambiamento, che è quello che serve alla cultura e all'apertura mentale. E attorno alle Benefit ci sono già altre due aziende, una qui di Valdagno che è B Corp, che è la Zordan Manifattura, e anche da, io vengo dall'altra parte della valle, da Schio ce n'è anche già un'altra là sul settore dei panettoni, e là noi con l'allenamento ci troviamo a non avere più il tessile, però ci si sta riconvertendo su un altro settore che è l'aerospaziale, per la stessa cultura manifatturiera che c'è in queste valli. E riuscirò, la cosa che manca ancora è parlarsi fra dall'altra parte della valle a qua. Sì. Siamo ancora qui. Any last questions? Hi, thank you very much for this evening, and it's very nice to hear from all of you and from all of your expertise in this relative small town. And I have a question, and I'm not sure it pertains a lot on this subject, but I come from a nearby town, and we have a district, the leather district, and of course it's an industry that pollutes a lot more than the textile, but my question is, for example, when I was looking at personally I'm not interested in working for a leather company, but anyway, when I was looking for an internship during my undergraduate, I look up at the website of these companies, and one of them, for example, offered this solution called Zero Impact, and they claim that they can produce a leather product that is with a small impact on the environment, but when you go through, when I went through the on the description, it says that I don't like speaking on a mic. It says that their solution is to plant trees in places far more away from the from the manufacturing plant, and then so I would like to ask you what would be your response to that, and also because at now the leather district is not doing very well at the moment, and so do you think there will be solutions to this? I mean, I know, for example, that that in these companies they use lots of chemicals, and they are trying to cut out on these, and with the new technology. But again, the problem is not raised, and yeah. So I would like to ask you if you have any ideas on that, and what's your opinion, and I don't know, I'm just asking because I live there. Organic cotton parallels. Yeah. You know, I wear leather shoes. I'm wearing them now for events. leather. The environmental advantage of leather is its extreme durability. The environmental disadvantage is almost everything about its manufacture. There are cleaner manufacturers than others, and people should use the best possible processes. And if they're buying offsets for mitigating the damage they do, good for them. That's about all I can tell you.
Yeah, I would add just a couple of things. Offsetting is popular in many industries, and even at an individual level. You fly internationally, I'll buy offsets for this trip because I contributed a lot of carbon getting here and going home. And does that solve the problem? Absolutely not. It would be better if I never left California from my impact perspective, but it's better than not doing it. So is it a complete solution? Absolutely not. Is it better than not doing anything? Yes. And one of the things that excites me about the B Corp movement, and I think, you know, Patagonia's experience in organic cotton is an example of this. There are a lot of disruptors in the B Corp movement in many different industries who look at environmental impact in markets where people say, you can't do it in a way that isn't environmentally damaging because it's not economic, it's not possible, it's not whatever. And someone like Patagonia, in the case of organic cotton, it's not that no one else did organic cotton, but you know, the economics were ugly, the supply wasn't available, and sometimes it takes the will and the willingness to take some risks and try some things to find a way to produce products with whatever material that is not destroying the environment. And so in an area with all of that expertise, there could be an opportunity for a very innovative company to go beyond carbon offsetting, and in so doing, they would capture tremendous market, even if the price of doing that was higher, which I think has been the experience of Patagonia around things like moving to organic cotton. Yeah, the only thing I would add about offsetting, we want to be carbon neutral as soon as possible, and the first thing we're doing is in order to achieve neutrality is to buy offsets to compensate for where we can't get there. But that's only the first step. The next step is to change all those practices that are making us carbon positive so that we're not buying offsets. So it's a progressive activity, not a final one. You want to add anything, Giorgio? Beh, su questa domanda no, di specifico. Volevo ringraziare per la piacevole chiacchierata che abbiamo fatto prima di venire qui, sia Vincent che Debra, in cui mi hanno spiegato alcune cose, raccontato alcune cose di Patagonia che non conoscevo, ad esempio una campagna in cui invitavano a non comprare questo prodotto. Non comprare questo prodotto perché devi comprarlo solo se ti serve. Quindi l'importanza di tornare a quel concetto che vi dicevo prima, dobbiamo comprare meglio e comprare meno. E questo è uno. E poi l'altra cosa che mi raccontava la mia collega Marta prima di venire qua e che mi hanno confermato anche loro, Patagonia offre un servizio di riparazione dei capi che vengono acquistati, quindi se il capo è lievemente danneggiato lo porti nel negozio e loro gratuitamente te lo ripristinano. Queste sono le cose che fanno la differenza, che fanno la differenza nell'azienda, e queste sono cose che voglio cercare di portare anche come concetto e come novità all'interno della nostra azienda. Quindi vi ringrazio ancora, è stata veramente una piacevole chiacchierata. All right, well, I think we will end it there. I think we've touched on a lot of very interesting points. Three of my favorite takeaways, I think, have been your example of entrepreneurship in mill towns in the US. I particularly liked your point about how in Greek economy and ecology derive from the same word, and what Giorgio was saying about how investing in education for your company is super important, even if you know your employees then go off to do other things. So the importance of investing in education and in training. So I would like to thank my panelists. It's been a fantastic discussion. Thank you to all of you for being here. Thank you to Guanzinet and to Italia Innovation for inviting me. And have a good evening.